possiamo cominciare? Sono le 11. Va bene, 11:05. Allora, siamo un'associazione di liberi cittadini che si chiama Movimento per Portoguardo Indipendente e siamo nati per sensibilizzare la cittadinanza sui problemi della salute, della sicurezza, del lavoro, dell'integrazione, del sociale, dell'economia territoriale e quant'altro possa interessare la cittadinanza per farla vivere serena, tranquilla e farla sentire sicura. L'associazione non ha finalità di lucro, viene denominata Movimento Portoguardo Indipendente e ha sede in via Castione numero 1 a Portoguardo. A tal fine si promuove ogni iniziativa utile e necessaria, anche politica, volta a perseguire lo scopo prefissato. Siccome stiamo andando verso le elezioni politiche del nostro comune, abbiamo pensato di presentarci come una lista civica nostra e con un simbolo che è anche il nostro logo. Naturalmente abbiamo anche il nostro candidato sindaco, che è il nostro portavoce, ed è il signor Giorgio Bellinazzi. Bene, io chiaramente ringrazio tutti voi presenti, ma anche altri cittadini che hanno aderito al nostro gruppo per la fiducia che hanno avuto sulla mia persona. Sappiamo tutti che lo scopo della nostra lista è quello di poter portare tra i banchi del Consiglio Comunale prossimo dei consiglieri indipendenti, consiglieri che avranno lo scopo di rispondere direttamente ai cittadini di Portoguardo senza tener conto di troppe logiche esterne, ovvero sia se c'è da contestare una qualsiasi cosa, dalla sanità alla giustizia o alla sicurezza, non aver problemi di farlo perché si ha il proprio responsabile del proprio partito referente, quindi non si può toccare quell'incrocio altrimenti a parlo ad incidere su quell'assessorato, no, questo non sarà possibile. Quei consiglieri che noi intendiamo portare in consiglio comunale si avrà la logica di cercare le risposte utili nel merito dei problemi, indipendentemente da chi alla responsabilità politica, ed è questo quello che a Portoguardo innanzitutto secondo noi principalmente è mancato in questi anni. Poi così è chiaro che il programma, adesso stiamo avendo delle persone del mondo delle associazioni, dei contatti, e quindi lo elaboreremo in maniera più precisa. Diciamo tre cose, possiamo già enunciarle perché comunque fanno parte della motivazione per cui siamo nati e ci presentiamo. Quindi noi pensiamo che Portoguardo debba crescere. Ci deve essere la crescita della città, perché la città se non cresce, solo crescendo si difende, ma addirittura noi pensiamo che Portoguardo debba cominciare a crescere e migliorare. Migliorare, quindi attrarre più servizi, poter fare anche di più di quello che già abbiamo. Quindi nessuna difesa è migliore che la crescita. E questo è possibile proprio attraverso l'indipendenza degli eventuali amministratori portoghesi. Perché a volte il crescere di Portoguardo può andare a incidere sulla decrescita di altri territori. Quindi questo è un discorso di indipendenza dei consiglieri. Il lavoro. Qui a Portoguardo, come dappertutto, c'è un grosso problema in questi anni che riguarderà il presente e anche il futuro. E allora innanzitutto noi siamo un gruppo di persone che crediamo nel valore del lavoro. Qui per anni abbiamo avuto gente che comunque il lavoro forse lo ha interpretato come un'attività non sempre nobile. Noi crediamo che il lavoro abbia un valore indipendentemente dal tipo di attività di lavoro svolto. Quindi non solo certi tipi di lavori sono degni di attenzione. Noi pensiamo che
con la globalizzazione, con il mondo che è cambiato, siamo già nel 2010, dobbiamo pensare anche le città diversamente da quello che si è pensato fino a qui. Noi crediamo che, come si fa per un qualsiasi grande intervento, si crea un comitato, come può essere il comitato di un olimpionico o per altre cose. Noi pensiamo che qui a Porto Guardo dovremmo far nascere un comitato per il lavoro, dove ci sia un gruppo di persone in grado di sviluppare delle nuove soluzioni per poi ricercare nel mondo di attirare nel nostro territorio eventuali novità imprenditoriali. Non si può più immaginare una città che sta qui, come è successo fin qui, ad attendere che qualcuno del mondo passi per Porto Guaro, che tra l'altro siamo anche fortunati in questo caso perché abbiamo una bella posizione di passato, però non basta, non è più così. Noi dobbiamo cercare, pensare, immaginare attività anche molto nuove per poterle dopo attirare, e questo dovremmo essere capaci attraverso un comitato di gente che non veda il mondo in maniera ristretta ma ampli i nostri orizzonti. Terzo, l'attenzione alle famiglie e alle persone in genere, sia per quanto riguarda il sociale, che noi riteniamo essere sì il sociale, l'assistenza agli anziani, l'attenzione all'infanzia, però non dobbiamo dimenticare che le famiglie sono un tutt'uno, per cui anche la sicurezza, l'ordine pubblico, noi lo faremo rientrare nella voce che è un tutt'uno col sociale, perché non possiamo immaginare di aiutare, come succede adesso, l'anziano magari a fatica a campare per poi lasciarlo in balia della delinquenza comune. Allora, noi abbiamo fatto molti sforzi per mantenere in vita le persone e dargli una dignità. Adesso le persone possono campare anche fino a 80, 85 anni, 90 magari, e essere autonomi, però allo stesso tempo non creiamo quell'attenzione, e nel momento in cui la persona anziana, per esempio, passa per il parco, gli può succedere di tutto, e quindi ecco che lo stesso vale per le famiglie e lo stesso vale per tutto. La sicurezza va inserita direttamente sul sociale, così anche definiamo un discorso che va a dividere sempre ideologicamente la destra e la sinistra. Noi pensiamo di passare oltre questo sistema di far politica, per cui anche la sicurezza la inseriamo direttamente nel sociale, perché fa parte della vita democratica di un cittadino poter scegliere di andare a passeggiare per il centro di Porto Guaro anche di notte, che è molto bello se sistemato.